Salve a tutti e bentornati su White One Racing. Oggi parleremo della figlia legittima, illegittima della Vespa, l'LML. Guarderemo insieme il motore. In particolare ci occuperemo dell'aspirazione lamellare dei blocchi motori LML con aspirazione lamellare e di quello che ci si può fare per farlo andare meglio. Abbiamo qui un carter LML preso allo sfascio montato. E poi uno aperto per farvi vedere meglio tutto quanto. Chiaramente la premessa fatta da Francesco, che il motore è lamellare, è doverosa perché prima di questa evoluzione a 5 travasi e alimentazione lamellare, l'LML produceva blocchi motori a valvola del tutto simili a quelli del PX, forse uguali, la fusione era la stessa, non lo sapremo mai, quasi sicuramente lo era. Comunque anche il cilindro era 3 travasi esattamente come quello del PX, eccetera eccetera, però oggi vogliamo vedere quello lamellare. Abbiamo un po' di pezzi, cominciamo a farli vedere. Allora, dunque, blocco motore chiuso. Beh, questo qua non lo possiamo avvicinare alla telecamera. Comunque, eccolo. Vabbè, lo prendo io, via. Ecco, eccolo qua. E il carter uguale a quello, ecco qua. In realtà questo è stato saldato, per questo uno è lavato, no, ma sono compagni questi due. Falli vedere. Vi faccio vedere solo quello, il carter più grande, perché è quello dove si vede meglio l'emissione. Eccola qui. Allora, intanto partiamo dal sopra, che sarebbe il miscelatore, okay. E che è molto simile, uguale praticamente in tutto a quello del PX, solo che il foro sotto è diverso perché corrisponde all'apertura quadrata del pacco lamellare. Quando questo è montato, la differenza estetica la vedete qui, perché questo qui è piatto dietro come quello della Cosa, per capirci, o come quello degli ultimi PX, ma c'ha questo tappo avvitato, vedete, invece del gommino da cui poi esce la vite di regolazione, oppure il tappetto di gomma. Oh, poi questo miscelatore, la pompa di miscelazione gira al contrario, non cambia nulla, ma gira al contrario perché, poiché il pacco lamellare, per quanto schiacciato e piatto, monopetalo, insomma, senza cuspide, però ha una certa altezza, un po' più di un centimetro è alto, per cui l'ingranaggio, lo stelo della Piaggio non ci arrivava più, per cui ne hanno fatto uno più corto e poi c'è un ulteriore rinvio, eccolo qui, quindi è in due pezzi, quindi gira anche al contrario perché c'è un rinvio che inverte il moto. Eccolo qua. Per far capire questo rinvio, prendilo un po', sì. Allora il rinvio, allora, sta qua, ecco, vedete? Allora, il rinvio sta qua, al rovescio? No, così. Così. Ok, così. Eccolo. Sì, aspetta, perdono, ecco, aspetta. Così sta. Sì. Così. E poi c'è quell'altro. C'è quell'altro che, ecco, aspetta, cioè, ecco, uno in questa maniera lavora. Eccolo qua, al contrario, in questa maniera, perché sopra... Allora, costruisci, okay, uno, pronti, e questo qua viene da sotto, eccolo. Eccolo, allora. Solo che se non lo tieni su... Vabbè, ma per far vedere, ecco, vedete? Questo viene dal motore, e gira, e fa girare questo qua sopra. Che poi... Qua. Entra poi nel solito buco dove c'è qua la periferia, dove si vede la periferia dell'ingranaggio pompa vero e proprio. Chiaramente la forma del sotto è diversa da quella del PX, sì, proprio perché è posizionato diversamente, quindi la guarnizione è diversa, serve tutto specifico. Tra l'altro c'è un problema, questo qua è una pecca costruttiva. Vedete il passaggio dell'olio? Ha un percorso diverso da quello del PX. Passa molto vicino al bordo, spesso perdono. E purtroppo non c'è molto da farci, cioè ci si può fare una guarnizione un po' appena più spessa, ma non troppo, sennò poi si piega tutto. Però è un difetto effettivamente. C'è chi ha messo addirittura, ha aperto questo scasso un po' di più e ha inserito un tubicino di rame in maniera da evitare che in questo punto più vicino al bordo si creasse una perdita. Che avvicinalo poi... ancora di più, ecco, così si vede bene. È questo il punto critico, vedete? Qua. Ok. Ora. Adesso invece parliamo di quello che
che attiene il nostro canale, le elaborazioni. Ecco a te. Le elaborazioni. Perché questo motore dovete sapere che si presta benissimo a essere elaborato. Noi abbiamo dei riscontri pratici fatti che un 177-187 alimentato, quindi sempre con lo stesso carburatore da 24, ma lamellare invece che a valvola, ha più o meno una potenza simile ai 210-220 a valvola, a pari carburatore, dico se, male? Se non meglio. Se non meglio. Con un'erogazione strepitosa, senza che si imbrodi, senza rigurgiti, insomma vanno bene. Quindi questi qua vanno bene, ma qual è il segreto di questo funzionamento? Perché io dico segreto? Perché esistono, e li conoscerete sicuramente, dei kit per montare anche sul PX un lamellare piatto. Questo è ancora imbustato, però questa è la versione per miscelatore, li avrete visti, li fanno in mille modi, però questo è un tipo, questo è per miscelatore, questo è senza miscelatore, ve lo faccio vedere più da vicino. Questo è pure aperto. Questo è aperto, quell'altro era un peccato aprirlo. Ecco, questo è senza miscelatore, il funzionamento è sempre lo stesso, ci sono le lamelle che aprono, questi sono gli stopper, ma cambia una cosa fondamentale, che quello è l'ML. Apre lato volano, fai un po' vedere bene. Sì. Apre lato volano, ma poi sull'altro carter c'è tutto lo scivolo, come vi abbiamo fatto vedere sia sul video della cosa da corsa e come trovate, perché noi poi questa modifica l'abbiamo fatta, l'abbiamo provata e l'abbiamo anche affinata nella sua cosa, facendo anche sul PX, insomma, carter motore large frame, un riempimento qua da questa parte e poi lo scivolo. Effettivamente le prestazioni sono migliorate tanto, ma mai come questo. Anche perché, e ve lo faccio vedere da vicino, la lamella qui è inclinato il piano dove aprono. Quindi è molto più avvantaggiato, mentre quello piatto è proprio piatto, sì. Giusto? Quindi la lamella fa più sforzo, tende a tagliarsi da questa parte, vanno inseriti dei pezzetti di rinforzo, quindi poi diventa ancora più dura, insomma, non è come non è proprio la stessa cosa. E infatti quello poi le prestazioni peggiorano rispetto alla valvola, non sì. Migliorano e di solito. Tenete presente che poi anche questo è un pacco lamellare sacrificato sotto vari profili, prima di tutto perché essendo poi le lamelle quasi ortogonali al flusso, in ogni caso danno luogo a una perdita di carico maggiore di quella che si verifica con la tradizionale cuspide, e poi perché anche volendo montare lamelle di qualità in carbonio, facendo la monolamella e tagliando il traversino, come bisogna effettivamente fare questo traversino, per inciso, per fare andare bene questi motori lamellari serve proprio questa modifica, cioè eliminare questa doppia lamella in acciaio, tagliare il traversino, fare una lamella singola di spessore almeno 0,40 o 0,45, 0,35 si rompe, provato, si rompe. Chiaramente noi parliamo di cose per le corse, non per strada, cioè, questo però, meglio sempre meglio dirlo precisarlo. Perché ora il limite di questo pacco lamellare è che, poiché si trova in questa posizione, ecco, facciamo una cosa che così. Aspetta, no, mettilo, non l'ho visto. Ok. Attenzione. Aspetta. Non sei detto. Ecco, ok. Si trova così e l'albero motore lambisce la superficie del carter. Vedete come lo stopper è vicino? Quando si mette la lamella in carbonio si può aprire lo stopper, ma si può aprire di un millimetro o poco più, perché altrimenti dopo va la lamella tocca l'albero e si rompe la punta. Non solo, la lamella da 0,35 si rompe non perché l'apertura sia eccessiva o perché sia sollecitata da quello, ma principalmente per la turbolenza che genera l'albero, che la fa sfarfallare in questo verso e la strappa. E la strappa proprio. Sì, sì. Una cosa, fino adesso non l'abbiamo detta, ma è importante. L'LML normalmente ha un albero simil piaggio come forma. Cambia leggermente la lavorazione, c'ha dei segni, insomma, chiaramente non dovendo aprire e chiudere la valvola, insomma, sì, non è rettificato. In sostanza l'albero è identico a quello piaggio per aspirazione a valvola, salvo che la superficie esterna del volantino
che farebbe da apertura valvola è meno curata, quindi c'è un segno, insomma non è lavorata perfettamente. Come okay. abbiamo detto prima, il pacco lamellare apre lato volano, ma al punto morto inferiore. Facciamo vedere che cosa succede. Allora, adesso aspetta. Ecco. Al punto morto inferiore rimane leggermente, la lamella apre in questo senso, quindi c'è una parte del contrappeso che occlude un pochino. Attenzione che avere questo, possiamo anche posarlo, sì, sennò avere libero il passaggio davanti alla lamella a punto morto inferiore non serve per far passare chissà quale quantità di gas, ma per prendere il segnale che viene dallo scarico, se questo è efficiente e adatto, perché la lamella, grazie a questo segnale di depressione, si apre ed è pronta a far entrare il gas quando il pistone sale. Attenzione che si parla di millesimi proprio di secondo, quindi 30 gradi dopo è già in aspirazione, certo. Quindi si apre e... Il proprio segnale, è come se la precarica. Come se la precarica ad aprire, se fosse una molla. Quindi questo discorso per dire cosa? Che magari con un albero BGM che ha il contrappeso tagliato per bilanciare la lavorazione, ci si troverebbe il passaggio aperto e sarebbe un vantaggio. Chiaramente i 177 messi in corsa 60 qui vogliono tassativamente la biella 110. Sì, migliora parecchio le prestazioni tra 110 e 105. Un'altra cosa, ma insomma è scontato, esistono per questi motori, così come per il PX, per i large frame, quei collettori MRP specifici per LML che montano la cuspide RD350. Adesso, con un'apertura così larga e che ha lo smusso che permette di orientare il flusso abbastanza al centro delle spalle, le prestazioni possono essere superiori dello stesso lavoro fatto sul PX, dove l'apertura è solo su un semi-carter. Quindi questo è un ulteriore punto di vantaggio per questi carter, per le elaborazioni. Senza trascurare il fatto, molto rilevante, che questi nuovi costano 240 euro. E quelli Piaggio invece no, non costano 240 euro, costano molto di più. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e condividilo con i tuoi amici. E ricorda, White War Racing non è un'officina, ma un'associazione sportiva dilettantistica che prepara motori solo a fini sportivi e solo ai propri associati.